Buongiorno a tutti, un grazie. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to bring my i relatori alla platea. E grazie di essere qui. Oggi promuoviamo come Camera dei Deputati questo momento di discussione con questi illustri relatori, non per giungere ad un'unica conclusione sul tema del debito pubblico nell'Eurozona, bensì per ricominciare a discuterne da più posizioni. La giornata di oggi non ha il fine di opporre un'altra ideologia economica a quella attualmente dominante. Vuole proprio fare il contrario, deideologizzare il dibattito sul debito e sulla moneta unica e permettere che si possano sviluppare percorsi alternativi per approdare a soluzioni che permettano ai paesi dell'Eurozona di rinascere, in particolare all'Italia. Nelle università di tutto il mondo si discute e si producono le più svariate risposte a domande come: è etico e giusto ridurre il debito pubblico? Qual è la soglia ideale cui dovrebbe attestarsi? Discussioni accese, vive e partecipate coinvolgono accademici di tutto il mondo. Nelle istituzioni politiche invece si continuano ad adottare le stesse uniche misure da decenni, nonostante i fondamentali economici siano sotto gli occhi di tutti. L'Italia e l'Europa su questi argomenti si sono ammalate di pensiero unico. È un virus che ha colpito la nostra classe dirigente, che dobbiamo curare coinvolgendo le migliori menti al mondo, favorendo il dibattito e la libertà di pensiero. Prima abbattiamo i tabù e vinciamo la resistenza a mettere in discussione alcuni dogmi politico-economici, prima ricominciamo a volare. Vorrei fare alcune riflessioni sul debito. A parer mio, ridurre il debito è etico, nella misura in cui si riesce a ridurre la spesa per la sua gestione, la spesa per interessi, e si liberano risorse da orientare verso l'economia reale. È etico se lo si persegue come obiettivo, tagliando la spesa improduttiva, le elargizioni a lobby e gruppi di potere che vivono attaccati alla carne viva del bilancio pubblico. Non è etico, invece, se il consolidamento dei conti significa tagliare i servizi primari ai cittadini, il welfare, la spesa buona in conto capitale, gli investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici. Purtroppo abbiamo visto negli anni della crisi globale come questa sia stata la voce di spesa più facile da tagliare. Non a caso l'Italia ha perso circa un punto di PIL di investimenti dall'avvio della recessione. È una questione di priorità. Il benessere dei cittadini vale più del rapporto debito-PIL in se stesso. Le speranze dei nostri ragazzi senza lavoro e costretti a emigrare valgono più di uno 0, in più o in meno alla voce disavanzo. La dignità delle famiglie, delle madri che oggi crescono i loro figli senza il supporto dello Stato, vale più dei parametri di Maastricht, che sono del tutto discrezionali. La libertà e il coraggio delle imprese oneste vale più di un calcolo del deficit strutturale o del PIL potenziale. Ecco, un governo che dice di avere a cuore gli interessi degli italiani deve avere il coraggio di preferire la salute, l'istruzione e la felicità dei propri concittadini a qualche decimale in meno o in più. Se un padre di famiglia spende più di quel che ha per curare o mandare a scuola i propri figli, è un padre che tutti noi non possiamo che lodare. Se invece spende il proprio stipendio in una sala slot e poi per giunta nasconde i debiti alla famiglia, allora il suo comportamento è da condannare. A proposito di sala slot, prendiamo il caso dei derivati. Abbiamo avuto ministri del Tesoro che hanno giocato d'azzardo con i nostri soldi, scommesso al tavolo della finanza strutturata e hanno perso con le grandi banche d'affari. Ci hanno tolto decine di miliardi per insipienza, per negligenza, a non voler pensare troppo male, e ora nascondono quei contratti che tutta la cittadinanza dovrebbe conoscere. Veniamo da anni di austerity e surplus primari. Il nostro debito, però, è cresciuto di quasi 16 punti dal 1995 ad oggi e da quando è scoppiata la crisi è salito di oltre 32 punti. È evidente che non è così che lo si rende sostenibile. Le istituzioni politiche, però, non lo hanno capito e ci hanno fortemente indeboliti votando trattati come il Fiscal Compact o recependo il pareggio di bilancio in Costituzione. C'è un solo paese al mondo che ha un debito maggiore del nostro in percentuale sul PIL, il Giappone. Per almeno un decennio loro hanno sofferto di debito alto e bassa crescita. Si è parlato di sindrome giapponese per l'Italia, viste le similitudini anche dal punto di vista demografico. Tokyo ha un debito quasi doppio al nostro rispetto al PIL, al 250%, un valore enorme. Eppure non ha mai avuto problemi di tensione sui tassi e sullo spread. E la disoccupazione è al 3%.
I giapponesi disoccupati sono circa 2 milioni, un milione in meno che da noi, per un paese che è il doppio della popolazione. Tra l'altro, la crescita giapponese della prima parte del 2017 è salita del 2,2%, oltre il doppio della nostra. Malgrado questo, la loro inflazione resterà sotto il 2% ancora per molti anni, dunque non c'è il rischio di una fiammata dei prezzi. Nel Regno Unito il debito con la crisi è esploso molto più del nostro, da circa il 45% del PIL del 2007 al 90% del 2014. Ora ha ripreso a calare e comunque non ci sono mai state tensioni sui loro titoli pubblici e sullo spread. Persino la Gran Bretagna ha aumentato il livello di investimenti pubblici negli ultimi anni rispetto al decennio precedente alla crisi. Cosa hanno Giappone e Gran Bretagna che noi non abbiamo? Di sicuro una banca centrale che può agire con piena sovranità, quale prestatore di ultima istanza. Ciò ha contribuito a regolare la politica monetaria e a tenere a bada gli spread nonostante l'aumento del debito. E ciò apre riflessioni che pure in questa giornata dovremo fare sulla sovranità monetaria e sulla struttura di un'eurozona in cui abbiamo una moneta, una banca centrale e non uno ma 19 governi. Si era pensato che con l'euro per incanto l'economia europea si sarebbero uniformate solo in ragione della valuta comune. Così non è stato. Ma questo non deve, secondo me, sfociare subito nel dibattito euro sì, euro no, chi è europeista e chi non è europeista, che rischia di diventare un altro dibattito ideologico. Bensì abbiamo bisogno di approfondire le varie misure utili a correggere la rotta della nave Europa, che pur di non mettere in discussione nulla, rischia di andare a schiantarsi finendo col distruggere se stessa. Diceva Albert Einstein, follia è fare sempre la stessa cosa e aspettarsi risultati diversi. In questi anni abbiamo assistito alla svendita di partecipazioni strategiche dello Stato italiano. Intere aziende sono state cedute. Misure che non ci hanno aiutato per nulla, ma che si continuano inspiegabilmente ad adottare. È sicuramente importante stabilire quale sia il perimetro dello Stato nell'economia, ma di certo abbiamo visto che vendere, o meglio svendere, certe aziende pubbliche ha fatto solo la fortuna di chi le ha comprate. Dal 1992, in un quarto di secolo, lo Stato ha messo sul mercato aziende e partecipazioni per un incasso equivalente a circa 170 miliardi. Eppure, nel frattempo, il debito pubblico nominale è passato dal 105% del PIL di allora al 133% di oggi. Gli italiani, di certo, non hanno fatto un affare. Sull'altare del debito pubblico sono stati immolati quasi tutti i diritti e i tesori pubblici degli italiani. È rimasto ben poco altro da togliere al nostro popolo e non è un caso che adesso si stia tentando l'assalto all'ultimo fortino, 9.000 miliardi di euro di risparmi delle famiglie. Questo assalto alla diligenza va fermato. La riduzione del debito italiano passa per misure coraggiose, che guardano al futuro del Paese e non alle prossime elezioni. È vero che i tagli agli sprechi sono una strada, ma dobbiamo capire anche che fare più spesa buona può sicuramente aiutarci, con investimenti a medio e lungo termine. Keynes ci insegna che è la domanda a generare l'offerta. I governi hanno pensato a incentivare, a rendere più efficiente l'offerta e non si sono preoccupati della domanda, un errore di prospettiva gravissimo. I consumi sono così fermi, gli investimenti pubblici sono la cosa più facile da tagliare per fare cassa in regime di austerity e gli investimenti privati a loro volta hanno perso lo stimolo per crescere. Allora bisogna agire su questa componente della domanda, un rilancio della spesa buona che si muova su missioni precise e che riattivi gli investimenti delle imprese. Questi ultimi generano un valore aggiunto che accresce la produttività e che può essere ridistribuito sui lavoratori che a loro volta potranno accrescere i consumi. Dobbiamo innescare un circuito virtuoso e per farlo abbiamo bisogno di un governo coraggioso. Lo Stato per me può creare un mercato, può accelerare la domanda senza per forza considerarlo invadente nelle dinamiche di mercato. Dobbiamo dire basta alla dicotomia Stato-mercato. Lo Stato deve intervenire nel mercato per innovare e permettere un nuovo processo di sviluppo. Quando si pensa a strumenti come il reddito di cittadinanza o qualsiasi altro strumento di sostegno al reddito, si pensa ad ammortizzatori passivi. Quando invece si tratta di uno strumento di riattivazione sociale che aumenta i consumi, ridà competitività al sistema attraverso la formazione continua del lavoratore e migliora
il matching tra domanda e offerta di lavoro. Ma questo è solo un tassello di uno Stato innovatore. Abbiamo bisogno di una banca pubblica per gli investimenti che sostenga il sistema produttivo e rilanci gli investimenti strategici, e va riorganizzato il bilancio dello Stato, spostando più risorse su missioni e programmi di spesa in grado di dare i frutti migliori per lo sviluppo economico. Abbiamo bisogno di una riconversione complessiva del sistema sulle direttrici dell'ambiente, dell'energia pulita, della sostenibilità, del benessere oltre il PIL e dell'innovazione. Innovazione scientifica e tecnologica. Sono sfide e battaglie che appartengono al DNA di un paese come il nostro, un paese che ha gli strumenti per vincerle ma poco coraggio per ambirvi. Solo con la ricchezza del futuro potremo ripagare il debito del passato. Abbiamo il dovere di ambire ad un governo che abbia il coraggio di esplorare nuove strade per ridurre il debito, mettendo in discussione i dogmi del passato e reinvestendo in diritti e nello sviluppo. Oggi, con questa discussione, spero si possano gettare le fondamenta per un'idea diversa di paese e di Europa, in cui le idee innovative governeranno la nostra nazione, scalzando il pensiero unico dell'austerity. Un paese che in tutti i consessi internazionali in cui si siederà rappresenterà prima di tutto gli italiani e i loro interessi. Un paese che nelle sedi comunitarie farà sentire la propria voce e si farà rispettare. Grazie.